E dunque diamo la parola al generale Mini, eh, generale che non ha bisogno di grande presentazioni, comunque è stato responsabile delle comunicazioni dell'esercito per più anni, ha diretto le operazioni in Kosovo, eh, comunque la biografia la trovate anche sul sito che in qualche modo fa riferimento alla conferenza che è nogeoingegneria.com. Generale a lei. Grazie. Grazie dell'incoraggiamento. Poi aspettiamo alla fine per vedere dopo quello che ho detto se applaudite ancora. È una minaccia questa. L'argomento, ovviamente, è di un interesse estremo, e io eh, mi sento anche un po' responsabile di, questa, di questo allargamento dell'interesse dopo aver scritto quell'articolo sull'Imes 5-6-7 anni fa, non mi ricordo, eh, in cui parlavo. Di, di una guerra ambientale che non era un'ipotesi o comunque una cosa potenzialmente possibile, ma era una cosa che stava già in atto, che c'è già. Tutto sta a vedere che cosa vuol dire guerra ambientale, se dalla guerra ambientale ci dobbiamo aspettare gli stessi effetti di una guerra tradizionale oppure gli effetti di una guerra nucleare o anche addirittura peggio. Eh, tutto sta a vedere se siamo abituati, se siamo... Se siamo pronti ad affrontare l'idea di una guerra ambientale oppure se non lo siamo. Guardate che uno degli elementi, eh, Pennetta ha, ha citato Sun Tzu molte volte, ma uno degli elementi fondamentali per capire eh, se una guerra è possibile o non è possibile non è avere gli strumenti o avere la tecnologia, è avere la voglia di farla. Guardate che se c'è uno che ha voglia di fare la guerra non gli servono gli strumenti va avanti a schiaffi e continua a prenderli o a darli fino a quando lui non crede di aver ottenuto e eh, raggiunto il suo obiettivo. Quindi eh, eh, questo elemento della volontà è un fatto, io che dico, direi essenziale anche per capire, per interpretare e per dare il giusto, la giusta interpretazione a quello che si vede, che si manifesta, che è apparente, che si vede, che ha degli effetti e poi nella volontà che sta dietro quello che è eh, il fenomeno stesso. Eh, per cui eh, quella volta quando dissi che la guerra ambientale era una cosa in atto, eh, avevo eh, fatto così una specie di carrellata eh, su quello che era il, eh, lo spirito della, della ricerca militare e, eh, anche nei confronti dell'ambiente. Allora attenzione, sono già molti anni che... Le Nazioni Unite con una convenzione hanno bandito la guerra ambientale, l'hanno bandita, perché chiamano guerra ambientale qualsiasi modificazione dell'ambiente o qualsiasi violenza sull'ambiente destinata a scopi bellici. Per cui la guerra ambientale propriamente detta è proibita mettiamoci il cuore in pace è inutile che stiamo a, a dire che è una cosa, solo che non ci mettiamo il cuore eh, abbastanza in pace perché eh, in genere il 90% delle cose che sono proibite dall'ONU vengono fatte normalmente tutti i minuti la, 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 cosa, la cosa che sì perché vedete le nazioni si trovano sempre concordi nel condannare nel fare queste convenzioni, queste dichiarazioni di massima, ma quando poi si tratta di andare a mettere il dito e, e, e puntare il dito su eh, sul, sui responsabili e trovare le responsabilità e poi fare combaciare le responsabilità con la pena, con la sanzione. Quando si arriva, se, se si sta al punto teorico va tutto bene, quando si arriva al secondo passaggio è già un, un problema. Pensiamo soltanto a quanti anni ci abbiamo messo ad avere una Corte Penale eh, eh, internazionale e ancora adesso fatica a lavorare. Eh, quindi eh, eh, avere la possibilità di farlo e i militari hanno la possibilità di condizionare l'ambiente non significa che poi possano veramente condurre una guerra ambientale o che vogliano condurre una guerra ambientale. Un, una cosa mi sono eh, permesso di fare io. Primo, non prendiamo tutto per oro colato, andiamo a verificare se ci sono delle basi scientifiche che, che, che sono dietro delle de, 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 de certe manifestazioni prendiamo le scie chimiche ma poi alle scie chimiche eh, ci arriveremo io un grande eh, eh, impegno che ho, ho, mi, mi, sono, mi, mi sono preso è stato quello di dire proprio a, degli, a dei ragazzi delle varie associazioni eh, mi ricordo un, un gruppo di Viterbo eh, il quale mi diceva di insistere su questo argomento gli ho detto ragazzi prima di insistere siccome io obiettivamente non ho prove non ho nessuna prova e siccome obiettivamente tutte le prove, le prove o le cosiddette prove che trovo su internet sono tutte quante di parte, eh, vengono da determinati eh, fonti non troppo attendibili, voi che siete a Viterbo, voi che avete la Università della Tuscia, l'Università della Tuscia che è specializzata in agraria è una delle prime a livello europeo se non mondiale in questo. Che ha quindi degli strumenti anche per analizzare quali sono gli effetti o le modalità di intervento con gli antigritogamici, con i fertilizzanti e con tutta quest'altra roba, perché non fate fare all'Università di Viterbo una bella in, un bel esame spettrografico? Non c'è bisogno di mandare un uomo sulla Luna, basta soltanto fare un'analisi spettrografica della scia che in quel momento si fa e così si analizza e si vede che cosa c'ha. Che cosa E da lì, da quello che contiene, si può cominciare a risalire anche a chi ha interesse a fare e cosa non fare. I ragazzi di Viderbo non mi hanno più dato risposta, il convegno eh, al quale io dovevo partecipare e per il quale avevo messo questo vincolo, fatemi sapere che cosa trovate, fatemi sapere se fate una sperimentazione o comunque un accertamento di questo genere e su quei dati poi discutiamo. Non discutiamo sui dati di internet, non discutiamo neanche sui dati che io portai nell'articolo di, eh, di Limes di quegli anni. Io ho citato a dire la verità, già c avevo, c avevo un po' di sentore che la cosa non funzionava. Ho citato un, uno scienziato di, di, di origine militare, Tom o Thomas eh, Birden, eh, che era un eh, accesissimo sostenitore del fatto che. La guerra ambientale non è che fosse eh, teorica, era pratica, era in atto e l'Unione Sovietica, anni 70, aveva già cominciato degli esperimenti pazzeschi sulle onde scalari, che si chiamavano quella volta onde longitudinali eh, a lunghissima frequenza oppure ad altissima, a bassissima frequenza oppure ad altissima frequenza. Le due cose, sì, sì, i russi, i sovietici tendevano per la, eh, per la lunga. Per la lunga lunghezza d'onda, e così via. Bene, lui sosteneva che la guerra fosse in atto e che gli mutamenti climatici, non di tempo meteorologico locale, ma i mutamenti climatici che stavano avvenendo negli Stati Uniti negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, erano causati da questa guerra che i sovietici avevano in atto. Io, a sentire sta cosa, io tutte le volte che sento queste cose tra russi e americani, insomma, vabbè. È vero, è stato vero, noi abbiamo avuto una guerra fredda che era fatta tra due blocchi, ne portiamo ancora oggi le conseguenze, ma poi se andiamo a vedere quante fosse la potenzialità di uno e quante fosse la potenzialità dell'altra, è già un, un, un livello diverso. Oltre a tutto, siccome le due cose erano speculari durante la guerra fredda ma anche, eh, eh, anche prima, io dicevo se Burden dice che i sovietici fanno una cosa di questo genere devo mettere il 99% di, si, di sicurezza o di probabilità che gli americani lo stiano già facendo o che l'abbiano già fatto, per cui siamo veramente in, in una situazione eh, non più di guerra potenziale ma di guerra attiva in, una, in, un, altro, in un altro ambiente ora l'ambiente militare ed era questa la, eh, così, la cautela che io mettevo, deve essere tenuto sotto controllo, perché una caratteristica dell'ambiente militare è che, l'ambiente militare attuale, non parlo di quello dei tempi antichi, anche se in tempi antichi più o meno... Gli effetti erano lo stesso. L'ambiente militare ha una predilezione per la tecnologia. Tutto quello che è tecnologicamente avanzato viene fatto. La scienza e la tecnologia degli anni eh, 40, 50 e 60 ha viaggiato sull'onda della richiesta militare. E la richiesta militare non era una richiesta per cose che fossero attuabili a breve termine, erano per dei programmi e degli sviluppi a lungo e lunghissimo termine. Quindi questa. La seconda cosa, non è vero che esista una moralità che possa impedire alla scienza o alla tecnologia di fermarsi ad un certo punto. Abbiamo visto con gli ordigni atomici prima, con gli ordigni eh, nucleari dopo e con qualsiasi altra tecnologia, che nell'ambito militare questa, eh, questo vincolo morale non esiste. Adesso non esiste più neanche, adesso, cioè non è. Non è recentissimo, e anzi è di molti anni. La teoria delle relazioni internazionali che si chiama realista, la quale elimina qualsiasi influenza della moralità sulle relazioni internazionali, per cui si possono fare le cose più turpi senza intaccare assolutamente la parte morale. Bene. La scienza, l'amore per la scienza, la voglia soprattutto di incrementare la conoscenza e la tecnologia porta i militari ad impiegare e usare anche le, eh, le scoperte scientifiche o gli strumenti scientifici al loro livello immaturo. Allora una cosa è avere un'arma, averla testata e aver, sapere che cosa fa, quali sono gli effetti e tutto il resto. E uno coscientemente no, applica qual è. Un'altra cosa è avere un inizio di eh, tecnologia che può essere utilizzata. C'è eh, la possibilità che questo possa essere usato per scopi militari e non è che si aspetta alla fine per vedere come va questo tipo di tecnologia. Si comincia subito. Quindi la, la remora morale... Non bisogna contare su questa. Non c'è nell'ambito militare, nell'ambito tecnico-militare. Non c'è, si, si può fare, si fa. Non c'è neanche la, la remora politica, per cui a un certo punto l'ambito militare, l'ambito scientifico, che si combinano, e l'ambito industriale ovviamente, si combinano, hanno l'appoggio della politica stessa. Se la politica poi dello Stato, e qui arriviamo alla famosa volontà, ha voglia di ricorrere a determinati armi e strumenti, vuole... Avere un vantaggio di carattere competitivo, allora questa cosa viene fatta, anche se è allo stato immaturo. Queste erano le mie cautele, quindi senza fare del, eh, della fantascienza o della fantapolitica, andare a vedere dietro chi c'è e chi non c'è, vediamo quali sono i fatti, quali sono i fenomeni e poi analizziamo se, esiste, eh, se esistono eh, gli esempi. Eh, o le possibilità perché questo venga fatto. Eh, vi devo dire che da quegli anni a, a questi ultimi giorni eh, non solo queste cautele eh, mi diventano ancora più importanti, ma eh, le possibilità teoriche e pratiche che l'ambito militare abbia a disposizione delle tecnologie invasive nei confronti dell'ambiente, mi cominciano a diventare delle certezze. Anche perché poi sono gli stessi scienziati, gli stessi militari che le pubblicano. Non, non, non è che ci sono dei grandi segreti. Cos'è importante, eh, eh, perché è importante l'ambiente nell'ambito militare? Primo, a livello proprio basilare delle operazioni che avvengono sul terreno. Vi ricordate la guerra contro la Serbia per il Kosovo? Bene, sono stati 72 giorni di bombardamenti aerei, 72 giorni. Eh, io mi ricordo, eh, c'erano gli aerei che andavano e tornavano con il munizionamento e lo dovevano buttare nel mare Adriatico perché non avevano trovato gli obiettivi, perché non ce n'erano più. Erano quattro volte che bombardavano lo stesso ponte, che bombardavano lo stesso trattore, non, 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 non se ne poteva più. Eh, ora, se, perché 72 giorni? quando in realtà l'idea era quella di fare la guerra in una settimana. La direttiva! Delle forze alleate era di, di concludere le operazioni aeree in una settimana, 72 giorni. Perché? Perché ogni volta c'era una nuvoletta piccola piccola come quella di Fantozzi, che impediva al, al, al satellite o alla ricognizione aerea di individuare l'obiettivo e allora tutta la missione ritornava indietro, e ritornavamo da capo. Oppure invece di andare su quell'obiettivo che era pianificato, si andava su un altro obiettivo, secondo o terzo obiettivo di riserva. E chi è militare fra di noi ce ne sono vedo qui diversi. No, eh, 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 sa come funziona bene? e Questa cosa sì, 72 giorni di stillicidio, 72 giorni di spese 72 giorni anche di eh, 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 veramente di, di, di dolore e, e di sofferenza per la popolazione, sia una che l'altra da tutte le, le parti. Quindi quando si parla, e si parlava già dal 1996, della ricerca per. Possedere il tempo atmosferico entro il 2025, che è uno studio dell'aeronautica militare ed è un progetto dell'aeronautica militare che è cominciato nel 1995 e si proietta fino al 2025. Ci siamo quasi arrivati al 2025 e se tanto mi da tanto ci sono anche dei risultati parziali. E se tanto mi dà tanto, secondo quella, eh, quel concetto che vi dicevo, che comunque anche le tecnologie nella loro fase iniziale vengono comunque provate, io non metterei la mano sul fuoco sul fatto che non ci sia nessuno che non abbia già provato determinate cose. Allora, cosa vuol dire possedere il tempo atmosferico? Non è possedere il clima, è possedere il tempo atmosferico, la, 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 la condizione atmosferica in un luogo, per un tempo determinato è il tempo necessario per condurre un'operazione. C'è la nuvola di Fantozzi, molto bene, parte qualcuno con un aereo, irrora la parte eh, eh, con determinati agenti, possono essere polimeri, possono essere eh, ioduro d'argento, possono essere altre, altre, fatti, altre sostanze chimiche eh, e la nuvola improvvisamente o scompare o comunque si sposta e va da un'altra parte. Eh, si riesce a vedere, si bombarda quello che si deve bombardare e si ritorna indietro. Bene, questo concetto che è, che è così intuitivo, nel progetto dell'aeronautica della, eh, degli Stati Uniti doveva essere una capacità, era un moltiplicatore di potenza a livello quasi globale, cioè gli Stati Uniti nel 1995 cercavano di avere per il 2025 la possibilità di regolare il tempo atmosferico in ogni parte del mondo per il tempo necessario a fare l'operazione voluta in quella parte del mondo. Che non è poco, che non è poco. Cioè la ricerca sul clima è una delle cose più complicate che ci sia. Voi sapete che è stato un meteorologo. Lorenz che si è inventato la teoria del caos strutturato e si è inventato la teoria del caos strutturato che è in pratica una teoria che governa almeno eh, fino adesso eh, il sistema mondiale si è inventato proprio sull'osservazione sull stranissima eh, di una elaborazione di una previsione meteorologica lui aveva questi computer che andavano ancora con le schede e con, e, e con i cosi, aveva preso il modello matematico per una previsione del della settimana e eh, dieci giorni successivi, l'ha messo dentro il computer, ha fatto girare il computer, il computer ovviamente quella volta erano lenti, adesso ci sono lo stesso e tutta la notte l'ha fatto girare e questo computer per tutta la notte è andato avanti elaborando dati, elaborando dati, dati, dati. dati. Il mattino dopo lui è arrivato e ha visto l'ultima strisciata e l'ultima strisciata diceva domani piove. Allora per verificare, come fanno tutti i buoni scienziati, se questo tipo di risultato fosse coerente, lui è andato a vedere quando è che cominciava ad essere stabilizzato il risultato. È andato a vedere e lui ha visto che il risultato di questo domani piove si era già stabilizzato alle due di notte del Madagascar. Allora, lui che fa? Prende il dato da lì in poi no? e lo rimette un'altra volta nel computer per farlo girare un paio d'ore per vedere se conferma, e, non è, e lui non aveva dubbi, che dovesse essere confermato il risultato finale. Sbagliato, domani c'è il sole, come sarebbe? Allora lui è andato a verificare come mai e ha trovato questa elaborazione che è un'elaborazione, eh, no, non so, secondo me è geniale, ma ha individuato una formula che, che mette in relazione un evento futuro con l'evento precedente, condizionata da un fattore che è costante e che è comunque materiale definito e da un fattore che è irrazionale. È un numerino irrazionale e questo numerino può essere dato come volete. Ma siccome il numerino irrazionale ha infiniti decimali, non è vero che una elaborazione a 28 decimali è ferma quando i 28 decimali continuano a ripetersi. No! C'è il 138 decimale che continua a lavorare e il 138 decimale che lavora è quello che poi alla fine fa cambiare dal nero al bianco tutta la situazione. Bene, quando l'elaborazione meteorologica fa vedere che il clima è un, è un, ha una caratteristica entropica. Se succede qualcosa da una parte, ne succede un'altra dall'altra un, da un parte. La famosa farfalla, questa poi è, la, è, la, è, la, è stata l'immagine che è stata data di questa elaborazione, una fanfa, il, il battito di ali da una farfalla produce un, da una parte produce un tifone da un'altra parte. Beh, questa è l'immagine ma questa è. Bene, se c'è qualcuno che altera ed è incapace di alterare le condizioni meteorologiche da una parte, c'è da qualche altra parte qualcuno che ha la condizione avversa. Se c'è qualcuno che trae un vantaggio, dall'altra parte c'è qualcuno che eh, paga eh, quel vantaggio. E non è detto che lo paghi in maniera lineare. Non è che se c'è uno che guadagna uno, l'altro eh, perde uno. No? Anche qui vale la questione, eh, la questione caotica, nel senso che l'irrazionale fa in modo che questa, che questa quantità sia diversa. Poi dopo nel lungo termine tende a equilibrarsi, però nel frattempo c'è qualcuno che fa una piccola prova per alterare il, le, 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 il tempo meteorologico da una parte e succede una catastrofe dall'altra un parte, immediatamente. Poi se uno fa la lavorazione del secolo, magari la cosa è, è, è quasi normale. E allora si comincia a vedere, e si, si, si comincia a, a vedere come già l'influenza... Di una cosa molto banale e intuitiva, quella di controllare la nuvola che non mi riesce, che non, che non mi fa vedere un, un obiettivo, è già una cosa che è, che, che è importante, ma non finisce qui. Dall'elaborazione del, del controllo del tempo meteorologico c'è qualcuno che comincia a pensare, e in quegli anni si comincia a pensare, di far cambiare il clima. Nel senso che non ci, non ci deve essere una condizione temporanea che può essere alterata e sfruttata, ci deve essere una condizione permanente o di lunghissimo termine che altera le condizioni di tutta l'area. Allora qualcuno si è messo a studiare, non so se ve lo ricordate, il Nigno. Il Nigno era quella famosa. Se voi andate, se andate in, 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 in Perù e andate verso il. Il, il lago eh, Titicaca, là su sopra c'è una zona, siamo a 3.000 metri d'altezza, 4.000 metri d'altezza, c'è una zona, 4.000 d'altezza dal livello del mare, c'è un, una zona che è completamente salinizzata e quando io ho chiesto al, al villico, gli dico, dico cos'è un lago salato una volta, è il legno, ed era vero, poi mi sono andato a informare, L'alterazione La, del nino è un fenomeno che si ripete eh, ciclicamente, eh, l'alterazione del legno aveva portato sulla costa di una corrente costiera, porta delle, delle, eh, delle, dei disastri drammatici a eh, 1500 km all'interno e a 3000-4000 metri sul livello del mare. No, il, il villico lo, lo sapeva. E così qualcuno ha cominciato a pensare: ma questa Europa che ci rompe le scatole, che fa finta di essere grassa, no? e che sta bene perché tutto sommato ha, una, ha un, un clima eh, temperato. Da che cosa è temperato sto clima? Dalla corrente del Golfo. E perché la corrente del Golfo? Perché la corrente del Golfo ha un, un qualche cosa di gradi superiore a quella delle acque circostanti per cui porta e bilancia, equilibra, rende più temperato il clima in tutta la parte dove va. Come si fa a modificare una corrente? E qualcuno ci prete, si mette lì e studia e dice, caro generale, sapete come è? Se noi riusciamo a modificare di mezzo grado centigrado la superficie di una corrente, noi modifichiamo tutta la corrente e il suo percorso. Le correnti marine sono strati di acqua, di, di, di temperatura diversa e densità diversa, quindi maggiore o minore concentrazione di sale, che scivolano uno sull'altra. Sono fiumi nelle acque. Ci sono delle carte, delle carte di correnti che sono bellissime. Bene, basta che una corrente di sotto, che è più fredda, salga leggermente sopra, per cui tutto il clima di tutta la zona. Eh, 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 toccata dalla corrente del Golfo può cambiare la stessa cosa per tutte le altre correnti, non solo. Ma qualcuno ha cominciato a dire: ma se questi terremoti ci sono, perché eh, eh, fanno dei disastri così nei posti dove noi non ci possiamo arrivare possiamo indurre un terremoto? E eh, qualcuno si è messo a studiare e ha cominciato a pensare, sì, cioè sì, in effetti si può fare allora. Torno al punto di prima, ci sono le conoscenze, ci sono le tecnologie. Guardate che il terremoto eh, non è una cosa banale, ma anche il maremoto non è una cosa banale. Nel 1946 uno scienziato neozelandese ha lavorato per inglesi e americani per, fare, per provocare tsunami controllati e c'è riuscito. Poi per motivi suoi, nel momento in cui l'hanno acchiappato e lo volevano eh, mettere a libro paga per fare dei grandi tsunami, lui non se l'è sentita, si è fermato ed è tornato all'università a Oakland. Però nel frattempo gli americani che avevano finanziato il progetto precedente sapevano come fare, che ne sappiamo noi? Non lo sappiamo. Ma la tecnologia c'è, la conoscenza c'è e se viene poco poco la voglia di utilizzarli, e qui andiamo veramente nella parte aleatoria, troviamo qualcuno che lo fa. E la Convenzione delle Nazioni Unite che venga fuori e che ci dica che non è possibile o che comunque è un crimine, non interessa assolutamente nessuno. Qual è l'elemento che, che mette in correlazione le cose che sono possibili con le cose che sono probabili? Innanzitutto è primo veramente la politica. E non è detto che la politica deleteria o la politica aggressiva poi trovi tutti quanti quelli della catena, gli scienziati, i tecnici e alla fine poi anche i militari che siano, che siano eh, consenzienti nell'impiegarlo. Io non parlo del militare che gli mettono sopra un, un apparecchio, sopra un aeroplano e lui gli dice, gli danno la rotta, gli dice fai qui e fai lì, vai avanti e questo prende va e fa, lui prende va e fa. Non è detto neanche che lui debba sapere che cosa, che cosa sta facendo mentre, mentre è in giro per aria. Ma non, fra l'altro oggi ci sono tutti i sistemi eh, eh, di aerei senza guida eh, umana, per cui queste cose qui, se uno vuol fare, vuole irrorare tutte le pianure del Kansas con una cosa qualsiasi, si lo fa senza neanche bisogno di metterci un pilota. Non, 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 cioè, Kansas non è casuale. E, per scopi agricoli, eh, ovviamente, sempre per scopi buoni, poi comunque. Per cui la cautela è questa. Prima cautela, uno, non esageriamo e cerchiamo di verificare. Due, non esageriamo nel senso contrario, non è che perché non ci crediamo è che la cosa non è possibile. Terza cautela, attenzione, non ci sono vincoli, non ci sono remore. Se c'è la possibilità di farlo, si trova sempre qualcuno che lo fa. E non è che sia necessariamente criminale, attenzione, perché adesso non è che possiamo prendere gli esempi di Hitler o, 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 o di altri e dire l'hanno fatto loro e tutti quanti possono farlo, no, è anche una questione veramente di credere. Guardate che la forza dell'ideologia è una forza pazzesca, cioè scombussola proprio il cervello ti prende, ti mette dentro che non finisce più. Quando Tom Birden parla dell'Unione delle, delle, dell Sovietica che ha già attuato eh, tutte le, 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 sue, eh, le sue i suoi incubi, le sue ansie, le ha già messe in atto. Lui parla in termini esclusivamente ideologici, cioè è preso in quella maniera e crede di sapere che ci sono determinate cose. come dicevo al, al, al professor Pennetta prima, eh, io mi sono dovuto ricredere proprio su Tom Birden che avevo citato, perché ho fatto degli ulteriori accertamenti e l'uomo è un matto, è un matto. Eh, L'associazione eh, eh, degli scienziati americani... No? Che lui, che, che alla, di, di cui lui era presidente e che in tutte le sue biografie veniva messa come è il presidente no? e quindi dava a lui un certo prestigio e anche una certa autorevolezza, l'associazione ha sede a casa sua, il numero di telefono è il suo numero privato e l'associazione se l'è fatta da solo eh, scrivendoci il codice, non so poi chi è associato perché io penso che poi sia rimasto sempre anche l'unico ad essere associato Vabbè, quindi eh, però quando, quando ho chiesto agli amici, guardate che l'uomo è credibile, mi hanno detto è matto. Guardate che questo qui dice che voi lo volete far passare da matto per delegittimarlo. Che è possibile, perché questo, sempre andando con, eh, con la teoria dell'inganno, è, è una cosa normale. Se voi volete eh, veramente acquisire un vantaggio, dovete delegittimare il vostro avversario. La tecnica della guerra per bande, per bande, non tra stati, ma per bande, là dove bande sono le, eh, gruppi di persone, associazioni, eh, corporazioni, tutto il resto, che non hanno interessi istituzionali, non hanno rispetto istituzionale e fanno soltanto il proprio interesse. Le bande possono essere criminali, ma non necessariamente criminali, possono essere eh, eh, rivolte a... Eh, interessi illeciti, fatti illeciti, eh, attività illegali, ma possono fare anche le attività legali. L'importante è qual è lo scopo. Se questi vogliono veramente delegittimare, vogliono scalzare un sistema affinché venga costruito o si autocostruisca un sistema più favorevole ai, ai propri interessi, questi lo fanno e non, non necessariamente devono ricorrere alle guerre combattute o ammazzare la gente. La guerra per bande è un paradigma. È un paradigma delle varie generazioni della guerra che <coughs> è studiato. È studiato, c'è la possibilità. Quando si comincia a andare a vedere, si comincia a vedere quali sono le possibili bande si individuano anche quali sono eh, e si individuano le bande dal, dalle azioni, dalle attività che, che fanno. Quindi questo, questo eh, castello deve essere sempre. Eh, valutato e confrontato con quello che si riesce a fare e con quello che è la, eh, eh, la, la realtà. <coughs> Vi dico soltanto un paio di cose relative alla mentalità militare e a quello che dicono e sanno i militari oggi sul futuro. <coughs> Scusa, scusate. Uno tra i fattori fondamentali ah, la eh, perché, tra i fattori fondamentali che le analisi di carattere strategico o geopolitico e quindi anche militari di questi ultimi tempi cioè dal 2000 al 2015 sono, sono questi i fattori fattori demografie, risorse, economia e tutto il resto ecco. io ho sintetizzato quali sono i, il, i valori eh, attuali lo stato attuale di questi fattori con dei più e dei meno, mol, dei meno molto, molto, molto semplici demografia è in aumento meno di quanto si creda ma è in aumento il fenomeno de demografico è un fenomeno, eh, eh, un fenomeno pericoloso ma non tanto quanto si pensava almeno 5-6 anni fa e eh, eh, comunque è, è presente le risorse sono in netta diminuzione, tutti meno Economia, netto, netta recessione. Dappertutto. Eh? Non stiamo a guardare che la Turchia intanto fa affari e va bene, e, 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 e la Cina fa affari e va bene. I problemi da una parte vengono e da un'altra parte vengono dopo. Non, 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 non bisogna. Proliferazione delle armi è leggermente più, si è arrestata perché i soldi cominciano a diminuire e quindi c'è qualcuno che, che, che si è fermato. Il eh, ruolo degli stati nella definizione della minaccia, zero, negativo. Cioè gli stati, le istituzioni statali non sono quelli che decidono o che vedono, prevedono la minaccia. Ci sono altri che fanno l'analisi e la valutazione della minaccia. E guardare che fare la valutazione della minaccia è poi dare le indicazioni per la politica e dare le indicazioni per le soluzioni. Se voi dite che eh, Yusuf Bib è un eh, terrorista eh, ed è una minaccia, eh, avete già individuato chi è l'obiettivo e avete anche individuato come fare per eliminarlo. Poco, poco, non è... Quindi chi è che decide cosa è minaccia e che cosa non lo è è importante. E questa capacità non è più nelle mani degli stati, neanche di quelli forti. Il presidente Bush ha dichiarato la minaccia che qualcuno gli ha detto. Un disastro. Il presidente Obama ha detto che la minaccia di quella di prima era tutta da buttare. Non era tutta da buttare, ma comunque anche lui adesso sta pagando la perdita di credibilità per una politica fatta dalla valutazione di una minaccia che qualcun altro ha fatto per lui. E questo qualcun altro non è qualcuno che sta dentro l'istituzione, che lavora per l'istituzione, è qualcuno che sta fuori dell'istituzione e lavora contro l'istituzione. E qui ritorniamo al discorso di prima: fallimento degli stati in aumento. Così come ci sono stati, eh, subito dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, molti stati nuovi che si sono creati, altrettanti sono falliti. Timoreste, ve lo, ve lo ricordate voi, tutti quanti eravamo tutti quanti con il cuore aperto, finalmente Timoreste diventa indipendente, questi portoghesi, eh, il Vaticano che ci si metteva di mezzo, tutte, tutte queste, queste belle cose, Timoreste, ah, Timoreste ha le risorse, ha le risorse di petrolio, di gas naturale, il, il, lo stretto di Timor è una delle zone più ricche. Eh? Tutto vero, tutto apposta. Timor-Est è l'ultimo paese nella lista della ricchezza. È il più povero del mondo, non solo: è il più instabile del mondo, è il più arretrato del mondo, in, tu, in tutti i sensi. I soldi che potrebbe prendere dal, dal, dallo sfruttamento dei propri giacimenti, con un accordo eh, cinquantennale con l'Australia, li prende l'Australia, perché si sono divisi la, 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 la torta. Hanno detto, gli australiani che hanno fatto l'operazione per portare Dimora all'indipendenza, l'hanno guidata loro. Hanno detto: ci sono due bacini, A e B. Molto bene, allora prendiamo A, prendiamo il 90% noi e il 10% voi. B, prendete il 90% voi e il 10% noi. Tutti quanti contenti, molto bene, abbiamo fatto un monumento e dato il premio Nobel per l'economia e per la pace all'Australia. Il problema era che il Giacimento A è attivo, il Giacimento B no. C'era questo piccolo particolare. E chi dovesse sfruttare il Giacimento B sta ancora cercando di capire chi è che ci sono queste, queste gare, queste, queste prospezioni che vanno avanti. E nel frattempo Timor-Est muore di fame. Timor-Est che è stato l'oggetto di un genocidio che in percentuale è stato più grave di quello degli ebrei eh, dello, de, dello Shoah, in percentuale. Non c'è morale, non c'è neanche pietà. <ride> Adesso Timor-Est mi, mi fa veramente, mi fa veramente eh, eh, girare un po' le, le scatole. Nel senso che, guardate, che, pensate che Timor-Est è, è stato veramente... Eh, eh, non solo distrutto, ma proprio seviziato dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Eh, gli australiani sono dovuti scappare, sono scappati da Timor Est, lasciando i timoresi nelle mani dei giapponesi, i quali hanno fatto veramente macello, carne da macello, l'hanno uh, utilizzato per, eh, per riscattarsi un po'. Dopo qualche cosa, come, come, come 25 anni, gli australiani hanno detto va bene, aiutiamo Timor-Est ad essere indipendente. E sono tornati con questa operazione, eh, vi, vi ricordate questa... Eh, bene, so, anche noi partecevamo come italiani. E, e la grande propaganda, la grande cosa era siamo tornati no, a liberarvi. Eh, scusateci per quello che abbiamo fatto durante la seconda guerra mondiale, adesso vi liberiamo. Bene, liberato Timor Est dai, dagli indonesiani, le Nazioni Unite fanno un contingente di pace perché amministri veramente Timor Est. Chi è che fa il contingente di pace? I giapponesi. Allora, allora, allora dico. Ma, siamo, siamo, siamo matti, siamo facendo. E questo è. Questa. Quante civiltà? Bene, il numero di civiltà, il multiculturalismo, è un, una, una, una condizione essenziale per gli equilibri umani, equilibri culturali ma anche equilibri umani. Noi nel mondo abbiamo, siamo ridotti ad avere due sole civiltà. Guardate che quando si parla di due si parla di dualità. È vero che si parla di dialogo, due che parlano, ma si parla anche di diavolo, due che si lanciano, diaballo, diavolo, che significa separare. Quando si parla di due si parla di una contra contrapposizione permanente, non è una cosa, una cosa transitoria. Se sono due civiltà e due culture, la famosa teoria dello scontro delle civiltà è uno scontro globale, non è uno scontro tra la civiltà sumerica e la civiltà ittita, no. È globale. Quindi, l'idea che ci sia un mondo, quello attuale, in cui questa globalità è divisa in due culture, e le due culture sono la cristiano-giudaica e l'islamica che è una balla immensa, è comunque il faro politico di tutte le eh, eh, relazioni internazionali, per cui il mondo è a due. Questo non è, eh, non è banale, poi vi dirò qual è una delle conseguenze. Il criminalità in tre, tre più è in aumento è enorme. L Efficienza del contrasto delle istituzioni nei confronti della, della, della criminalità è diminuito moltissimo. E comunque per un valore 3 della criminalità il contrasto efficace è 1, non è 3. Quindi non siamo alla pari, questo a livello mondiale. Percezione della sicurezza negativa, ciascuno di noi e tutti noi percepiamo questo pianeta e percepiamo la nostra comunità internazionale insicura. E questo è, è un peccato. Militarizzazione del contrasto. Nell'ambito della sicurezza alto e incrementa. Nel senso, quelle cose che una volta potevano essere fatte con strumenti di carattere prettamente civile o strumenti di carattere economico, provvedimenti eh, di cooperazione, provvedimenti di cooperazione, adesso vengono fatti esclusivamente in termini militari. Questa militarizzazione del, del contrasto a livello generale, cioè. La militarizzazione completa della sicurezza è un fenomeno fondamentale ed è quello che induce tutti gli ambienti militari ad essere sempre più proiettati in avanti nella ricerca di strumenti e di metodologie nuove. E qui adesso viene l'altro pezzo di analisi, dove si sta combattendo, cioè dov'è che la, il contrasto, dov'è che la dualità si vede e si manifesta in maniera in maniera pericolosa, in maniera che ci siano veramente dei danni. Spazio, sembra niente, ma nello spazio, soltanto con... Eh... La battaglia per il controllo delle frequenze, per il controllo dei, dei satelliti, per il controllo delle comunicazioni che dai satelliti possono partire, per il controllo dei sistemi di difesa e di attacco che partono dai satelliti e sono basati nello spazio. Questo lo spazio è una, una dimensione che prima non esisteva come elemento di, eh, di contrapposizione, invece oggi lo è. Ancorché lo spazio sia stato di recente. Eh, inserito nell'elenco dei commons, cioè dei beni comuni, siccome tutti i commons devono essere salvaguardati, come quello del, del, fondo, del fondo del mare. Bene, si pensa che lo spazio debba essere salvaguardato anche dalla, dalla militarizzazione. È vero in teoria, è vero nelle convenzioni, non è vero nel, nella pratica. Nell'ambiente. L'ambiente non è più soltanto il luogo dove avviene la guerra, l'ambiente è lo strumento, è l'arma. Questo, guardate che a prescindere dai, dal, dalle realizzazioni pratiche, a livello teorico, tra i pianificatori delle operazioni e i pianificatori delle, delle, delle guerre è già un elemento presente, non è un elemento futuro. Fra, e poi ovviamente il mare, le aree rurali e gli agglomerati urbani. Gli agglomerati urbani sono l'elemento le, 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 eh, in cui si prevede il più grande e disastroso intervento eh, della, della militarizzazione, perché i grandi agglomerati urbani, le megalopoli eh, di quelle quelle organizzate, quelle strutturate come delle grandi città americane, ancora va bene, ma le grandi megalopoli caotiche come Rio de Janeiro, come eh, le favelas, come Kimbara in, nel Kenya, come, eh, come i campi rifugiati, i campi profughi che ci sono, che sono delle cose caotiche, lì dentro non si capisce chi comanda e chi non comanda, che cosa fanno, perché... Come viene la gestione del potere? Bene, in queste, in queste, in queste zone sarà il, queste zone saranno l'ambiente eh, di scontro e di massimo eh, danno eh, per tutta l'umanità. Il, il, la parte militare sta preparando questo tipo di scenario per il futuro e in questo scenario ovviamente ci sono comprese anche le possibilità di sfruttamento dell'ambiente. Ehm, come si sfrutta l'ambiente eh, dal punto di vista bellico, eh, non solo per, dicevo, per, per far vedere meglio eh, gli aeroplani, si sfrutta anche, come diceva il professor Pennetta, eh, come negazione della conoscenza, come negazione dell'informazione. Guardate che nell'ambito della... della dell'ambiente, sulle questioni ambientali non c'è disinformazione soltanto c'è una, 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 una pratica che è militare, si chiama denial of service è, proprio, è stabilito, si stabilisce che bisogna negare non soltanto la verità o uh, la realtà, o l'evidenza, bisogna negare l'informazione. Determinate persone, o determinati paesi, o determinati luoghi non devono venire a conoscenza di queste, eh, di, di queste informazioni. Tsunami indonesiano è ancora uno scandalo, e non dice eh, hanno detto scritto in pochi: l'informazione, il preavviso che si stava avvicinando allo tsunami era disponibile è tutta la catena di controllo degli tsunami che è gestita in, nel Pacifico gestita dagli Stati Uniti insieme ad altri paesi e volutamente un, un anello non ha passato l'informazione alla Indonesia un altro un altro anello, leggermente più piccolo ma non meno importante, in Indonesia, ha fatto in modo che quando ha avuto l'informazione non l'ha diffusa là dove doveva diffonderla. Negare l'informazione, negare la conoscenza su un fenomeno è già un atto di guerra fondamentale. E questo viene, 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 eh, viene fatto, viene previsto, è un modo di guerra. Gli altri aspetti sui quali si sta studiando è questa... Eh, Qualcuno di voi ha sentito parlare del sistema HARP, no? questo, questo grosso. È questa possibilità che invece di influire soltanto su determinati punti locali, si può influire sul clima anche di carattere globale e sull'ambiente di carattere globale, andando a creare artificiosamente dei punti più caldi o dei punti più freddi. L'idea è, è, è banale. Se qui c'è temperatura X e c'è umidità Y, se c'è un punto che io riesco in un punto a aumentare la temperatura artificiosamente con un, con un raggio laser, con qualsiasi cosa in quella maniera, la temperatura la, la pressione qui intorno invece di essere X diminuisce diminuisce la pressione, affluisce dall'alta pressione le altre masse che possono essere masse e quindi tutta sta cosa si fa la stessa cosa fatta come dicevo prima nelle correnti, se è aumenti in un punto se la temperatura e riusciamo a farla con elementi elettronici, riusciamo a modificare e ottenere un vantaggio pauroso. Se agiamo con esperimenti nucleari o anche micronucleari lungo le faglie dei terremoti, noi induciamo un terremoto da qualche altra parte. Se riusciamo sempre con esperimenti o nucleari o non nucleari o comunque con altre cose eh, a creare una. Una, una alterazione nei movimenti delle placche, o anche non, non necessariamente quelle continentali, ma anche soltanto di quelle normali, eh, si può fare e si possono eh, dare e eh, creare molti danni. Eh, dopo il terremoto di Reggio Emilia, io sono veramente eh, eh, sono grato a tutti quelli che mi hanno scritto, a tutti quelli che mi hanno citato. Però mi hanno scritto e citato a sproposito, io non ho mai detto che il terremoto di Reggio Emilia fosse stato provocato dagli americani. Insomma, non... Ci sono i terremoti che sono provocati dai terremoti, insomma, sono, sono per conto loro eh, delle questioni, non necessariamente. Però qualcuno, ecco perché anche qui continuo a ripetere, cautela, qualcuno ha interpretato questa possibilità che è teorica in una volontà di farlo. La tecnologia c'è! Queste esplosioni che una volta controllate, che una volta venivano fatte con eh, tuttora vengono fatte soprattutto per le prospezioni di carattere petrolifero nel, nel, nel terreno, sotto il terreno, sotto il mare e nelle profondità eh, sottomarine, per cercare, per studiare, anche questo è il principio semplice. Un'esplosione che cosa fa? Fa un'onda. L'onda si trasmette nel terreno, che potre, può partire da qui e arrivare fino alla Mongolia. Va bene? Da come si trasmette questa onda e da come si muove si possono individuare le caratteristiche geologiche di quel terreno. Laddove queste caratteristiche coincidono con le caratteristiche eh, teoriche dei giacimenti di petrolio o di gas, là sono le zone in cui si va a fare la prospezione. Le grandi compagnie petrolifere, quando di, devono fare una cosa, non è che si mettono. fanno la carotatura, cioè fanno delle grandi trevellazioni, Ma una volta che hanno individuato la zona comunque di massima, dove ci sono queste caratteristiche, come lo fanno? Lo facevano fino a non molti anni fa e continuano a farlo ancora con microesplosioni. No? Fanno, vedono come vanno. Ora, di recente, diciamo una, una decina, quindicina di anni fa, con la, la dismissione di molti ordigni nucleari, Considerate che mediamente era 28.000 ordigni nucleari Stati Uniti e 30.000 eh, l'Unione Sovietica. Oggi siamo a 7.200 da una parte e dall'altra dicono che ce n'hanno solo 3.000. Va bene, non ha, non ha nessuna, nessun motivo di essere tranquilli e sereni. 7.000 bastano per farci ribaltare il mondo 3-4 volte no, 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 quindi 28.000 ma questi 28.000 che diventano 7.000 non è che voi potete prendere un ordigno nucleare e buttarlo dentro il cestino della spazzatura e aspettare che il sindaco Matteo Renzi lo porta via no non, 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 non si può questo è un affare e comunque tutta quella cosa che è nucleare a partire dal, dal uh, dal materiale fissile che può essere utilizzato, riutilizzato come, come, come combustibile. Bene, ogni ordigno nucleare di carattere termonucleare ha, avuto, ha, ha un ordigno atomico fissile come innesco, la pallottola della pistola ha la cartuccina dell'innesco. Del, del, dell il cane della pistola batte sulla cartuccina, la cartuccina esplode e fa esplodere la carica piova. Queste cartuccine sono tutti ordigni nucleari di carattere fissile e vanno dallo 0,5 ai 5 kilotoni di potenza. Sono sul mercato, sono disponibili, non ne sanno che fa. E allora le grandi compagnie petrolifere hanno detto guardate, invece di farci... Un chilotone vuol dire mille tonnellate di tritolo. Dice, invece di, farmi, di, di mettermi su che io devo portare mille tonnellate di tritolo eh, con 20 navi no? e portarli in un posto per fare una, una esplorazione, datemi questa cartuccina. Ecco. Gli Stati Uniti ci hanno pensato un po', poi dice, sembra che abbiano detto di no alle compagnie petrolifere. Mi sembra un po' strano perché poi, nel momento in cui un vicepresidente degli Stati Uniti è anche eh, 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 amministratore delegato di una compagnia petrolifera, incomincia a venirmi sospetti. Però, voglio dire ci crediamo perché ci vogliamo tutti bene e la, la, la cosa è così. Però quelli ci hanno pensato, la tecnologia c'è e la disponibilità c'è. Ce n'è tanta. Un ordigno di mezzo chilotone o un chilotone messo in una faglia di terremoti, produce un terremoto da un'altra parte. Ha la potenzialità di produrre terremoti, di indurli, ma anche a migliaia di chilometri. Qualcuno, in, in, in termini di carattere proprio eh, teorico, ma poi neanche tanto, per colpire degli obiettivi all'interno della Cina, e soprattutto un obiettivo fondamentale, erano due obiettivi. Uno era cinese, uno era un poligono. Eh, eh, spaziale e un altro è un poligono nucleare ma sono distantissimi all'interno proprio nel cuore continentale qualcuno negli anni 90 inizio anni 90 aveva fatto la pianificazione di indurre un terremoto con delle esplosioni che invece partivano da okinawa da, 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 da lì sotto nell'ambito del pacifico no, si individua qual è la linea di frattura che viene alimentata e da lì si prende e si parte. Quindi non vi voglio più spaventare, o non vi voglio spaventare più di tanto. Noi dobbiamo stare attenti, soprattutto anche dal punto di vista eh, democratico, di controllare che determinate potenzialità o capacità teoriche diventino pratiche. Quindi non so se le scie chimiche sono o non sono, questo ve lo assicuro eh, 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 e ne parleremo se volete, ma se ci sono ci qualcuno, eh, e sono prodotte da qualcuno eh, in maniera deliberata, bisogna controllare che questo qualcuno faccia queste cose con un motivo che vada bene anche per noi. Se non va bene anche per noi, ci dobbiamo opporre.